l'avvocato Antonella Sottira, che in questa sede, nella fattispecie, ha un vero e proprio ruolo di relatrice, anche perché è stata lei un pochino il trade union tra l'esordiente romanziere Pierpaolo Segneri, che tanti saggi ha prodotto ma di natura politica, e l'erudita, la casa editrice, che ha deciso di pubblicare il romanzo cosmico di Pierpaolo. Allora, l'avvocato è un po' come l'autore, è poliedrica, è versatile, si appassiona e si interessa di tante cose, tra queste proprio anche la scrittura, che le piace molto, non soltanto quella degli atti che le constano per lavoro. Allora, avvocato, intanto da una prima lettura, che cosa traspare da questo romanzo, secondo la sua sensibilità? Beh, innanzitutto dal punto di vista stilistico, Pierpaolo, che avevo già letto come saggista, qui fa uno scatto verso il romanziere, quindi sceglie una scrittura più asciutta, c'è una chiara attenzione alla scelta delle parole, quindi credo che lui abbia fatto un grandissimo lavoro di sintesi, abbia veramente asciugato la sua prosa, perché ovviamente chi fa saggi ha una prosa molto più ridondante, quindi anche a livello argomentativo, e quindi questo dal punto di vista stilistico è una cosa che mi piace molto. Ho cercato di valutare il romanzo di Pierpaolo mettendomi, calandomi un po' in quella che è la mia veste che ogni tanto indosso di editor, e quindi questa prosa così asciutta, queste parole stese al sole mi sono piaciute molto, e poi ovviamente il modo fresco, asciutto di parlare d'amore, perché in ogni caso questo è un romanzo d'amore. Quindi credo che il mondo in cui viviamo sia privo di questo messaggio attualmente, speriamo però che questo libro possa recuperare questa capacità del sogno per poterla donare ad altri che possano diventare Alcor, Mizar, Corsari. Wow. E appunto, avvocato, allora mi ha suggerito l'ultima domanda, che in realtà è la stessa per tutti coloro che partecipano al nostro contest di interviste: se c'è un personaggio nel quale lei si identifica o che comunque preferisce rispetto ad altri. Beh, la cosa incredibile, però io credo ai sincronismi, nello sfogliare il libro qui per l'intervista ho aperto la pagina dove c'è il personaggio per me più bello, che è la regina Mizar, quindi per cui questo richiamo alle stelle e anche al significato, no, di questa parola araba, ma soprattutto dell'idea di questa coppia che esiste anche in parallelo, no? Quindi il sincronismo tra ciò che è in terra e ciò che è in cielo è uguale. E la cosa che credo si possa dire, quantomeno in riferimento a quella che è la realtà del mondo in cui vive Pierpaolo Segneri, è che sicuramente non si può parlare, non si può dire che la sua stella sia una stella trascurata, come significa la parola Alcor. Grazie, perfetto, e veramente tra pochissimo cominciamo.